L'ho lasciato solo. La pietra dello scandalo. No. Siamo in due. Grazie Felipe. Grazie. Vabbè, io quando ho saputo che Renato voleva venire a vedere. Non volevo più salire. Perché? Perché ho visto quello che hai fatto. Ma che ho fatto? Io vado a casa. No, stai qua, stai qua. Vado, qua, anzi, qua. Vado a scuola. No, quale scuola? Mi iscrivo alla scuola. Per l'amor del cielo, è un gioco. Quando Adriano. Ma vi rendete conto chi è il patron di questa. Diciamo, il produttore di questo spettacolo, mi ha detto che volevi venire a vedere lo spettacolo. E dico, vabbè, ma salga su, perlomeno la prima, mica che sei scritturato per tutte le repliche, per stasera. Noi siamo poveri, nasciamo poveri, no? Nel ghetto di un'improbabile felicità che costa più cara di quello che rende, l'arte, però poi rimaniamo poveri. Vabbè, è quello che ci fa rosicà, che ti fai un mazzo d'anno, sì, e però... poi però i soldi in ti godi perché sta sempre qui, no, che però c'è un vantaggio, che qui si vive, questo è il mondo reale. Sì, pure come no, voglio Micio, dire Micio, vieni qua, scusa, no, vieni qua, Micio, lui è Micio, vieni qua, quello è Mario. Scusate ragazzi, mo, finché si scherza, state zitto un po'. Dovete sapere una cosa, io ve l'ho detto da quando ho cominciato con le prime timide paillette, con le prime piumine, a parte queste, ma quelle altre che mi spuntavano un pochino dappertutto, e vi dissi allora, non vi fidate della gente normale, della gente che si presenta nella sua sobrietà, con l'occhialetto niente affatto spinto, che lo trovi pure da Upim, con un sorriso che pure quello al mercato dei centrocelle pure quello te lo danno in faccia per poche lire. Questo signore qui, che si chiama Mario Vicari, in arte Micio, ha scritto con me il triangolo, mi tendo, baratto, guardatelo bene, una persona rispettabilissima. Ma il carrozzone di chi è? Carrozzone di chi se lo compra, nel senso che stiamo qui per vendere i dischi, ragazzi. Signori, no, signori, vendiamo i dischi. No, ma insomma tu mi avevi parlato di certi ammiratori, di tanti ammiratori che avevano fatto una richiesta, e io ne ho preso Gigi, altro. Gigi, ti fa paura pure a te questa richiesta? Guarda. Sì, ma la tosta. Tosta. No, non è tosta, mi fa paura, però insomma. Gigi mi ha invitato prima, ha detto, ci sai, in nome della romanità siamo rimasti educati. Fra Montecitorio, il Vaticano, che sono tutti svizzeri, no, e il resto degli americani che vengono qui, e quando tu vai a una bottega romana, se non dici cheese, col cavolo che ti danno il formaggio. Dico, mai parlano inglese tutti al centro di Roma. Se vuoi sentire parlare romano, devi andare a Bortino Terzo, a Centocelle, a Quadraro, a Torpignattara, a Borgata del Trullo, a Torbella Monaca, e via via. Metto più vicino. E insomma, questa richiesta di De Proietti non è mia, è una richiestaccia, perché a questo appello di stasera mancano decisamente degli altri romani. Buona parte di quelli della crema sta facendo uno spettacolo da San Pietro, direttamente da lui, dopo le porte del paradiso. Qui siamo rimasti educati, però questa sera manca un elemento fortemente istituzionale dello spettacolo italiano. Alberto Sordi! E non c'è. E non c'è.